Un noto cantautore bolognese, figlio dell'ottima tradizione musicale romagnola, intitola in uno dei suoi più celebri pezzi che in questo mondo di eroi nessuno vuole essere Robin. Gli americani la chiamano Sidekick, spalla, e gli inventori sono Bob Kane e Bill Finger, le matite che negli anni 40 hanno dato vita all'eroe di Gotham City chiamandolo Batman. Facciamo un salto nel tempo lungo 80 anni ed immaginiamo di essere anche noi in un fumetto dalle pagine ingiallite, al cui interno vi sono le vignette coi disegni e le nuvolette dialogate. Il personaggio in questione è Riccardo Lattanzio, il sidekick autentico di questa stagione. È lui, infatti, la spalla ideale del supereroe del gol nero-verde, Kiko Paterno. Ma qui non c'è da combattere il male di un fantomatico Joker. Qui siamo in Serie D, stagione sportiva 2019-2020, e c'è da costruire un sogno di quelli che non fanno dormire la notte in 34 domeniche. Ed è proprio di domenica che Riccardo Quotidiano, come si fa chiamare dagli amici, delle dette lavori, oltre che i riconoscenti nella sua città natale, veste i panni del sidekick. Nessuna maschera o mantello, solo la numero 10 nero verde, i pantaloncini, le scarpe coi bulloni e si va in scena. Spallate, contrasti, gomitate sulla nuca e calcio a qualsiasi parte della gamba, dalle caviglie alle ginocchia. Mille corse in profondità, ottima difesa della sfera col corpo a spalla alla porta, spogne per inserimenti dei compagni in area e talvolta anche qualche gol. Quel gol, che è sempre stato il suo pane quotidiano. Quei gol ai quali in questa stagione sta concedendo una tregua, tre quelli messi a segno finora, in sacrificio di qualcosa che va oltre il record personale, ma che può rappresentare il raggiungimento di un obiettivo desiderato da tutti. Perché questo è dunque Riccardo Lattanzio, il sidekick nero-verde educato, silenzioso e dallo spirito di sacrificio, coi quali smentisce il cantautore bolognese, dando lustro alle figure di quelli che in questo mondo di eroi sono fieri di essere Robin.